Eccomi, ciao, ciao a tutti, sono Guido Marangoni e sono davvero felice, onorato di far parte di questa edizione così particolare di Zelig. Un'edizione tanto strana quanto davvero importante. E 30 anni di Zelig. Vedete, io faccio parte di quell'allegra brigata di comici dei laboratori Zelig che in tutta Italia hanno così animato, rallegrato i palcoscenici dei locali e con quel grande sogno di arrivare sul palcoscenico di Viale Monza, il mitico palcoscenico, e magari, perché no, avere anche 3 minuti di celebrità in TV in prima serata. Sì, esatto. Sogni che per te sono rimasti tali. Sì, scusate, in realtà io nasco come ingegnere informatico, sono un ingegnere informatico. Ecco, bravo. Fai sentire una battuta di quando facevi l'informatico. Vabbè, dai, sì, perché uno dei miei personaggi era proprio un informatico e insomma una delle mie più belle battute era questa, dove dicevo: pensate che sono un ingegnere informatico così bravo in internet che le mie prime parole appena nato sono state web, web, web. Avete capito perché non è mai andato in trasmissione? Sì, è vero, ma per me, guardate, far parte della grande famiglia di Zelig, nel mio piccolo, essere salito su quel palcoscenico, è qualcosa che mi ha donato una grande, grandissima gioia, anche perché io sono uno che si accontenta, insomma. Faccio mio quel famoso proverbio che dice: chi si accontenta gode, come disse uno dei 7 nani a Biancaneve. Aldo, già le battute non sono granché, se magari invece di mettere i grilli metti una risata, grazie. Ok. Sì, ma non adesso, i tempi comici. Comunque, scusate, stavo parlando con Aldo, perché io davvero sono un ingegnere e sviluppo applicazioni e anche sviluppo questi affari, che sono, insomma, gli assistenti vocali. E quindi Aldo, quello che avete sentito e sentirete, è il mio primo e unico esperimento di deficienza artificiale. Lui invece è un esempio di deficienza naturale. Beh sì, la deficienza per me è molto importante e questo mio pezzo vuole essere proprio un contributo, un'ode alla deficienza. Deficienza intesa proprio come mancanza, quel vuoto da riempire. La deficienza ci appartiene a tutti. La cerchiamo quando non c'è e la vogliamo riempire, la vogliamo scacciare quando invece è presente. Mia moglie Daniela a volte si dimentica di dirmi ti amo, ma Guido, sei un deficiente, quello me lo dice ogni giorno e a me fa star bene. Fa star bene questo ricordarmi di questo vuoto da riempire. A volte la deficienza è anche una mancanza delle nostre aspettative, dei nostri sogni. E addirittura un qualcosa in più può diventare una grande mancanza. Per esempio, quando è arrivata Anna, la nostra terza figlia, beh, lei aveva quel famoso cromosoma in più che tanto ci spaventa. E vi dico la verità, mi sono spaventato molto, moltissimo anch'io, perché ho confuso la sindrome di Down di Anna, che è una brutta notizia, con Anna, che invece è una bella, bellissima notizia. E perché vi parlo di Anna? Perché proprio con Anna sono salito sul palcoscenico di Zelig in Viale Monza per portare il mio spettacolo Siamo fatti diversi perché siamo poesia. E tutto questo mi manca. Ci manca come il pane. Per alcuni di noi ci manca per il pane. E guardate che ogni contributo, ogni piccolo contributo è davvero, davvero prezioso. In questi mesi in molti hanno citato scrittori, poeti, e qualcuno ha anche detto: osserviamo la natura ci può suggerire delle strategie e, non lo so, possiamo imparare la speranza nello sbocciare di un fiore, oppure possiamo scoprire che possiamo fare grandi cose osservando la laboriosità, la solidarietà delle formiche, o ancora abitare la fiducia degli uccellini con il becco aperto dentro a un nido. Ma c'è una cosa che non troveremo mai in natura
e che possiamo generare solamente tra di noi, questa volta con un sano contagio. Ridere. Ha ha ha!